Ciao ragazzi, in questo video vi parleremo dello sport amato dagli italiani, il calcio. Il calcio si gioca in un campo grande 110 x 65 metri, ma ci sono anche delle versioni più piccole, tipo il calcetto. Lo scopo del gioco è fare più gol degli avversari. Si gioca in 11 per squadra. Innanzitutto per giocare serve un pallone. E un'altra cosa importante è avere un prato ben tagliato e delle porte. Ora vi dimostreremo alcune tecniche di questo sport: il dribbling, il palleggio, i rigori e i tiri di precisione. Il dribbling. Per poter fare un dribbling bisogna saper spostare la palla velocemente a destra e a sinistra. Il modo migliore per farlo è usare la parte esterna dei piedi, il cosiddetto esterno. I palleggi. Per palleggiare bene, innanzitutto bisogna scacciare le zanzare che vi pungono. Lo avete fatto? Bene! Innanzitutto bisogna alzarsi la palla. Ci sono tanti modi e oggi vi mostriamo i più semplici. Una volta alzata la palla, i trucchi per palleggiare bene sono: guardare sempre la palla, gambe rilassate e non alzarla oltre la vita. Non come ho fatto io, però. Rigore. Nei calci di rigori si trovavano di fronte il portiere e un giocatore avversario. L'attaccante che calcia il rigore posiziona la palla sul dischetto, pensando già dove vorrà tirare. Poi indietreggia, prendendo la rincorsa, e quando si sente pronto, parte con il tiro cercando di spiazzare il portiere. Il portiere è l'ultima salvezza della sua squadra. Quando c'è un rigore, deve rimanere fermo sulla linea di porta e tuffarsi per parare il tiro. Nei tiri di precisione è importante avere buona mira, non serve solo la potenza. Per esercitarsi si possono mirare dei bersagli negli angoli della porta, che sono i punti che è più facile fare gol. Ora che vi abbiamo insegnato queste tecniche, fateci vedere di cosa siete capaci. Noi vi lanciamo due sfide: chi fa più palleggi e il gol più bello. Mandateci i vostri video, grazie. Ciao!